Il 16 giugno prossimo è il termine ultimo per effettuare il pagamento della cartella dell'ICI. Il Partito Democratico, come già denunciato in Consiglio Comunale, torna a parlare di un problema che in questi giorni sta investendo tutti i cittadini di Teramo e che è stato notificato l'avviso di pagamento, anche a coloro che non dovrebbero pagare tale tassa. Tali cittadini si ritrovano nelle condizioni non solo di dover retribuire il Comune, ma anche di dover corrispondere delle more di pagamento. Purtroppo l'amministrazione, come al suo solito, ha detto che non aveva una banca dati aggiornata. Questo però è un problema perché potrebbe indurre alcune persone, specialmente le categorie più deboli come gli anziani, a pagare anche se non ne hanno l'obbligo. E quindi voglio dire, oggi con questa conferenza stampa abbiamo voluto ricordare per l'ultima volta, speriamo, l'amministrazione comunale di evitare di far pagare le multe sull'ICI a quelle persone che hanno avuto, a seguito dell'approvazione del piano regolatore, dei terreni edificabili. Se questa cosa non dovesse essere fatta, ci troveremo costretti a difendere gli interessi dei cittadini in ogni circostanza e mettendo in atto delle azioni che possano tutelarli in ogni luogo. Il PD sta cercando e cerca continuamente di fare delle battaglie perché il cittadino spesso, quando si vede arrivare dei pagamenti che sono anche di piccole misure, di 100 e 200 euro, preferiscono pagarle molte volte per ignoranza, molte volte per non andare da un professionista o fare un ricorso tributario che probabilmente gli costerà di più e quindi pagano somme non dovute. Va fatto rilevare che vi è un indebito arricchimento da parte del Comune a discapito del cittadino, il Comune che lo dovrebbe tutelare, ma questo si aggiunga che siccome il Comune negli accertamenti utilizza una società privata che è l'Astro Servizi, sulla quale noi come Commissione di Garanzia e Vigilanza abbiamo già rimesso una relazione al Sindaco e anche al Ministero che controlla queste società, e che hanno una percentuale su quello che si incassa nell'accertato, quindi viene un debito arricchimento anche da parte di privati oltre che della pubblica amministrazione. Io credo che la pubblica amministrazione abbia il compito primo di tutelare il cittadino e quindi di richiedere quello che è legittimo e non sperare che qualcuno sbagli e che paghino quello che non dovuto, a cui poi il Comune non ridà. Farete un ricorso alla Corte dei Conti in merito? Noi vogliamo fare un ricorso alla Corte dei Conti, ma soprattutto invitiamo le associazioni di categoria a tutelare il consumatore attraverso i ricorsi al TAR che riguardano l'impugnativa delle delibere, queste ultime che hanno riguardato il passo corrabile, ma anche delle sanzioni alla TIA che non sono dovute, perché ovviamente il singolo cittadino da solo non è in grado di difendersi, visto che questa pubblica amministrazione non lo difende, ma anzi lo riempie di tasse.